E allora io durante una campagna elettorale, in particolare per un amministrativo, ho passato un mese scrivendo vado al massimo su Facebook, vado al massimo, e lui è l'esempio, uno degli esempi, come i tanti nostri sindaci, di come cambia una città da così a così, quando ci sono i comunisti, quando ci sono i rossi e quando c'è un leghista, ed è lui, è Massimo Bitonci! Grazie, grazie, grazie a tutti. Dovete pensare che fare un intervento a Cittadella da sindaco di Padova, insomma, è una bella soddisfazione, devo dirvi la verità. Perché l'ultima volta che parlai da questo palco, effettivamente, eravamo tanti sindaci che firmarono questo documento di solidarietà nei miei confronti. Vi ricordate il 2008? Eravate tantissimi, molti sono sul palco anche adesso, quando ricevetti quell'avviso di garanzia per aver fatto un'ordinanza sulla sicurezza pubblica, che fu la prima ordinanza di sicurezza pubblica che lanciò questa novità dei sindaci, che dopo fu inserita all'interno del decreto Maroni. Cioè i sindaci che da quel momento non facevano più solo ordinanze di carattere sanitario, ma anche ordinanze sull'ordine pubblico, quindi una nuova visione dei sindaci della Lega, perché i sindaci della Lega guardano anche alla sicurezza, guardano anche all'ordine pubblico dei cittadini, perché noi siamo qui. Siamo qui per soddisfare i vostri bisogni, ma siamo qui anche per difendervi, per difenderli. E noi lo facciamo, lo vedete, in questi mesi, dicendo tutti assieme convinti, no a questo tipo di accoglienza pelosa! Basta! Basta! Io cerco di spiegarlo ai sindaci che pensano di risolvere il problema con la microaccoglienza. Guardate, Padova è un esempio di questo. Erano 50, li hanno messi in un campo in tende all'interno del centro storico, adesso sono 500. Sono 500. Quindi non credete quando i prefetti vi dicono ve ne diamo uno, due ogni 1000 abitanti. A Padova da 50 a 500, e se andiamo avanti così saranno 5000, perché questa è un'invasione, che sia chiaro, diciamolo come dice il nostro segretario, è un'invasione che non possiamo bloccare noi sindaci, deve farlo il governo. È per questo che noi tutti assieme dobbiamo mandare a casa questo governo, dobbiamo riprenderci la sicurezza, dobbiamo riprenderci la possibilità di mandare le nostre navi nel Nord Africa per bloccare le partenze. Solo questo dobbiamo fare. E i campi clandestini, le tendopoli, non si fanno in centro alle nostre bellissime città storiche, si fanno nelle coste del Nord Africa, a casa loro. E allora su questo, guardate, c'è stato un grande scontro a Padova con la prefettura, perché come diceva prima un sindaco, io non sono stato assolutamente avvisato di quello che succedeva. Cioè i sindaci che non sono eletti, perché noi siamo eletti dai cittadini, i prefetti non sono eletti dai cittadini, il prefetto porta i clandestini nelle città senza chiedere il permesso all'autorità locale, che è il sindaco, ed è una vergogna. Ed è proprio per questo che, lo ripeto oggi, io ho chiesto le dimissioni del prefetto Impresa di Padova. Guardate, uno dei primi provvedimenti che abbiamo fatto a Padova, provvedimento che fanno i sindaci della Lega, è stato
modificare il regolamento di assegnazione delle case popolari per dare 8 punti ai padovani, per non sbagliare, residenti a Padova da più di 20 anni, perché noi le case popolari le diamo ai padovani, ai veneti e agli italiani, prima i nostri. Altro che clandestini che vengono nel nostro territorio e ricevono 35 euro al giorno quando abbiamo disoccupati che bussano alle porte delle nostre amministrazioni. Quindi, sindaci, vedete, siamo tutti uniti, dobbiamo essere tutti uniti. Dobbiamo essere tutti uniti per uscire dall'ANCI, come dicevamo prima, perché Fassino non è nient'altro che lo zerbino di questo governo, lo zerbino. Non serve a nulla stare dentro l'Associazione dei Comuni Italiani se l'Associazione dei Comuni Italiani non fa quello che deve fare. È opposizione a questo governo, che non fa nulla per noi, nulla per i cittadini. Tutti uniti anche per un'altra cosa e concludo, lo dice sempre il nostro segretario, tutti uniti i sindaci nel respingere quella maledetta norma che dà la possibilità che nelle nostre scuole ai nostri ragazzi vengano propinati dei libri dove si insegna la teoria del gender. Non esiste la teoria del gender. La famiglia naturale è formata da un papà, una mamma, dei figli naturali o adottati. Questo è il nostro modello. Non ci sono altri modelli. Questo è chiaro. Quindi sindaci, tutti uniti, portare avanti i nostri valori. Viva San Marco. Viva Matteo Salvini, viva i nostri sindaci, grazie ai nostri militanti, grazie Cittadella!